Allora. Sa. Funziona. Allora, prima di, diciamo, di prepararvi allo show, volevo giusto due parole introduttive a questi ragazzi che hanno creato qualcosa di straordinario e ve lo faranno vedere loro. E io volevo giusto introdurvi il grande Valerio Lupi e Gabriele Zuddas con il loro tool Gulp. Da Valletto, Simi Valletto, sì, come Mike, buongiorno. Sono Valletto. Buongiorno a tutti, asterisco, perché oggi bisogna stare attenti a certe cose. Allora, relatore 1 e relatore 2, perché non so se si può dire il microfono, vale. Relatore 1 e relatore 2. Gabriele, fallo te con le Ci presentiamo rapidamente. Ok, allora Gabriele Zuddas. Ciao a tutti. Che con Odimentat si occupa di offensive security con l'Anitra, e io che sono tristemente noto per altre cose, e poi hanno avuto l'ardire di farmi CTO in Mentat a loro rischio e pericolo. Bene, vai avanti. Quello che presentiamo oggi è Gulp, è un tool che... Aspetta, forse ci mando a fare così. Ma tu vedete, vale. No, faccio così, aspetta. Che se no... Allora. Quello che presentiamo oggi è Gulp, è un tool che ci siamo inventati, che si è inventato Ramondino in realtà, che dovrebbe essere laggiù. Praticamente sulla base della loro esperienza nella gestione di incidenti, threat hunting e tutto quanto concerne tutte quelle robe, per diciamo rendere più semplice, rendere più snello tutto il processo di acquisizione dei dati e di analisi dei dati, cioè da diverse sorgenti. Con Gulp abbiamo cercato di fare un qualcosa che permetta proprio visivamente di vedere come si di vedere meglio come si svolge, come cosa succede in un incidente, fondamentalmente. Abbiamo cercato di fare questo. Quindi il what è questo, il why, l'abbiamo messo open, l'abbiamo penato giusto ora. Se andate su cos'è? GitHub Mentat trattino yes, e potete andare su get.gulp.ch sì. E vi rimanda direttamente al repository. Ok, l'abbiamo fatto in Python, quindi è facilmente sensibile a tutti, perché Python lo conoscono tutti. Poi diciamo il linguaggio in cui io mi trovo bene. Voi pensate, ti hai fatto malware tutta la vita, sempre? No. Sì, però diciamo per certe cose secondo me Python è il top. È vero che oggi c'è anche Go, c'è Rust, eccetera, però anche da un punto di vista di trovare persone che ci lavorano, secondo me Python è stata la scelta migliore. E poi comunque, come vedremo, si può estendere Python con dei backend nativi in C, in Rust, per aumentare le performance, ovviamente, lo spiego dopo. È tutto in uno, quindi non è ad esempio come lo stack di Elastic, che c'è il c'è Kibana, c'è Logstash, cioè no, questo abbiamo Gulp, che è il serverino, e c'è la GUI. Ovviamente si appoggia su OpenSearch, ora vediamo. E poi vabbè, appunto è semplice, che è la cosa che dicevo prima, che rende semplice il tutto. Prego. Valletta. Vado. Questa è la cosa che vi stavo dicendo prima, appunto. È circa un annetto che ci lavoriamo, con tante che io sono in Mentat da cos'è, gennaio? Sì, da gennaio. E io mi sono occupato dello sviluppo dell'architettura e del back-end. Ramondino ha sviluppato la parte di UI in .NET, la parte
perché quello conosceva, giustamente ha fatto veramente un lavoro della Madonna, dopo lo vedrete. Comunque abbiamo rilasciato open una versione fatta dal nostro nuovo acquisto Mark, che dov'è? Eccolo lì, che quella è in è web, e quindi vabbè, diciamo una cosa moderna. La versione .NET che ha fatto Ramondino è al momento più avanzata, però appunto è il nostro muletto che abbiamo come si dice sviluppato per testare tutte le funzionalità del back-end. Niente, sì, insomma, questo. E diciamo, ci tenevo a dire che Gulp noi l'abbiamo già utilizzato, cioè lo utilizziamo nel nostro lavoro di tutti i giorni. Quindi è una cosa che ovviamente, cioè, ha dei bug, ha ancora delle feature non complete, è in sviluppo, lo mettiamo open apposta, l'abbiamo messo open apposta proprio per far contribuire le persone, però è una cosa che già funziona, che già noi utilizziamo e, cioè, diciamo, funziona, cioè, ci rende la vita molto più semplice. Allora, qui ora partiamo con l'architettura. Le feature di Gulp, ci sono i plugin, ovviamente. Praticamente Gulp è un loader di plugin fatto in Python, ogni plugin è a sé stante e gestisce una sorgente, che ne so, c'è il plugin per Windows e VTX, il plugin per Apache, il plugin per CSV, per SQLite, per SystemD, ne abbiamo diversi, ne abbiamo fatti un po', ovviamente, e poi piano piano quello si estende. Ha un'architettura basata sul, perché allora uno dei goal di Gulp era la capacità di essere più performante, più veloce delle soluzioni esistenti, come ad esempio Splunk. Noi abbiamo dei benchmark per cui con Splunk l'ingestion di Ramondino, aiutami un attimo che non mi ricordo bene i numeri. A livello di ingestion, te lo ricordi? No. È abbastanza più mettiamo, tagliamo. Non abbiamo i benchmark, diciamo, no, no, ce l'abbiamo, però solo, non mi ricordo. Comunque è molto, molto più veloce, ad esempio, di Splunk nell'ingestion di file grandi. È basato su multiprocessing e async I.O., quindi praticamente utilizza un core per file e poi tutti i file che te li dà in pasto li distribuisce con async I.O. su tutti questi processi, c'è questo pool di processi su cui distribuisce tutto il carico. Ovviamente può essere scalabile, quindi se te hai più istanze di Gulp ci metti un load balancer davanti e ti distribuisce più file su più processi su più task async I.O. E quindi il risultato di tutto questo è che è abbastanza veloce. Ovviamente diventa ancora più veloce se i plugin utilizzi FFI, che è la tecnica, diciamo, che si utilizza per fare praticamente il binding Python a qualcosa di nativo. Ad esempio, noi abbiamo il plugin Windows che si appoggia su un backend Rust di una libreria che si chiama PyEvtx, che è su GitHub, è open, alla quale ho contribuito con qualche patch, ma insomma cazzatelle. Però ecco, combinando Python con un backend nativo, te praticamente hai le prestazioni poco meno di una versione nativa vera con tutta la comodità di Python. E questo Gulp te lo permette perché te praticamente fai il plugin e ci metti il backendino Python, lo stabbino Python che ti chiama la versione nativa. Gulp utilizza OpenSearch come storage dei dati, ovviamente può utilizzare anche Elasticsearch, però per motivi di licenza abbiamo scelto OpenSearch. È un pochino meno performante, è vero, le prime versioni che abbiamo fatto utilizzavano Elastic, poi però per cazzi di licenza, insomma, per non essere, abbiamo preso OpenSearch un po' meno performante, però insomma magari domani potremo tornare a Open, magari ricaricando, perché avremo delle versioni commerciali di Gulp, magari ricaricando sul cliente la licenza di Elastic, vedremo, per ora c'è OpenSearch.
C'è una collaboration platform, ossia più persone contemporaneamente in un team, ad esempio in un SOC, possono utilizzare Gulp insieme accedendo alla stessa base di dati su Elastic. La collaboration è fatta con Postgre utilizzando SQL Alchemy da Python e ti permette di aggiungere annotazioni, link tra eventi di più... perché ora vedrete la GUI. Gulp ti permette di avere più timeline sullo schermo. Fai vedere un secondo la... ti permette di avere più timeline sullo schermo che rappresentano sorgenti diverse. Ad esempio, c'hai tre timeline sullo schermo che sono due sorgenti VTX e una sorgente Apache, magari una sorgente Chrome. Ti permette di linkare, proprio di disegnare. Infatti anche un tool di Paint, ci puoi fare i disegnini, ti permette di connettere degli eventi proprio, che ne so, è successo prima sta cosa su Windows, poi la linki a questo di Chrome, e c'hai un'idea, no? Su più, da più sorgenti cosa sta succedendo in quel range di tempo. Quella che tipicamente sarebbe la storyline, sì, di un incidente, consente appunto di inserire tutti gli eventi, identificare gli eventi anomali o sospetti e poi costruirci quella che è appunto la storyline con il tracciamento di quello che è accaduto durante l'incidente. Ok. La collaboration platform appunto ti permette di aggiungere note, aggiungere link, di highlightare certe parti delle timeline, qui c'è qualcosa di interessante, eccetera. Poi cos'altro permette? Io manco mi ricordo. Non lo so, l'ho fatto io, ma non me lo ricordo. Tra le varie feature abbiamo anche il supporto per l'identificazione automatica di eventi anomali tramite regole Sigma. Ah, sì, no, dicevo la collaboration. Cosa Per la collaboration sono supportati link, appunto, quindi la rappresentazione link, grafica note, della connessione tra eventi, note, e poi abbiamo in generale un oggetto condivisibile che poi può essere sensibile anche tra... Sì, praticamente essendo un ambiente collaborativo, cioè che ne so, te ci lavori, ti fai delle query che identificano qualcosa, le puoi salvare sul database di collaboration e poi sono riutilizzabili per... e poi sono riutilizzabili dagli altri del tuo team che magari si utilizzano le tue query, le tue cose e diciamo le utilizzano per loro. Supporta le query ovviamente sia in formato RAW di OpenSearch sia utilizzando le Sigma Rule, e una cosa ganza è che ti permette di annotare automaticamente le timeline utilizzando la Sigma Rule. Ad esempio, io ho una timeline con tutti gli eventi di Windows. Io posso dare a Gulp che ne so, uno zippone con tutte le Sigma Rule esistenti. Beh, in questo caso ti annota delle cose a cazzo, diciamo, con delle Sigma Rule precise, e lui automaticamente ti annota le timeline, fa tutte delle query in parallelo, sempre usando il multiprocessing engine di prima, fa tutte le query in parallelo, è molto molto veloce, e ti annota la timeline con qui è successa questa cosa identificata dalla Sigma, qui è successa questa, e anche questo, diciamo, ti aiuta più a avere una visione. Questo fondamentalmente è quello che vi ho detto ora a parole. Abbiamo il server di Gulp che espone un API con FastAPI, in FastAPI in Python. Abbiamo la collaboration fatta con Postgre che supporta tutte quelle robe lì. Poi abbiamo diversi tipi di plugin che ora vi spiego, e poi i dati veri e propri che finiscono su OpenSearch o Elastic, abbiamo appena visto. Questi tre tipi di plugin cosa sono? Allora, praticamente i dati che vengono inseriti su Gulp, su OpenSearch, per avere vengono normalizzati per avere tutti diciamo gli stessi campi base, timestamp, event type,
log level, quant'altro, ce n'è diversi, e per questo utilizziamo lo standard ECS, che è lo standard quello di Elastic, dove ci sono i campi definiti in un certo modo. Abbiamo riutilizzato lo standard ECS per evitare di andare, sì, a finire nel meme dell'XCDC, sì, dove ci sono 99 standard, facciamo un nuovo standard, e anche per andare incontro alla community che magari ha già sviluppato determinate sigma rule che si appoggiano a quel nome dei campi, e quindi potete tranquillamente riutilizzare la maggior parte delle... Seppur Gulp, volendo, può, cioè con delle opzioni che te fai quando fai l'ingestion, puoi anche disabilitare il fatto che utilizzi ECS e ti ingesta l'evento così, proprio pari pari, cioè si spacchetta tutti i campi e te li inserisce qua, che è quello che fa Elastic, Logstash, insomma, sì, queste cose. Torna un attimo indietro. Quindi allora, i plugin di ingestion sono appunto quelli che ti prendono il dato dalla sorgente, il file VTX, il file Apache, il file CSV, eccetera, eccetera, e te lo buttano su OpenSearch normalizzandolo in questo modo. La cosa interessante dei plugin è che sono staccabili, come filter di Windows, no? Che te praticamente puoi fare un plugin generico, ad esempio il plugin CSV che abbiamo, il plugin SQLite che è una cosa generica, e sopra ci metti un altro, quindi questo ti prende il CSV, no, e ti spacchetta i campi con la virgola e ti prende i campi. Te puoi farci poi un plugin sopra che ti prende questo risultato, te lo processa ulteriormente. Questo ad esempio noi lo utilizziamo per il plugin di Chrome. Cos'è? Sì, per i plugin che troverete già all'interno, sì, del repo, che sono il plugin Chrome Web Data e Chrome, sì, SQLite. Perché Chrome c'ha un suo, non so perché, cioè c'ha il timestamp che tutto il mondo lo considera dall'1.1, no, dall'Epoch Unix, e loro dal 1600, non lo so perché. Sempre questa cosa per parlare di standard. Sì, sì, sì. E quindi semplicemente Gulp, per fare un plugin Gulp, semplicemente noi abbiamo il plugin SQLite che ti parza la history di Chrome, per dire, no? E il plugin sopra che ti aggiusta i timestamp, perché noi ovviamente in Gulp normalizziamo tutto agli Unix Epoch in millisecondi o nanosecondi. Torna un secondo indietro. Devi fare la buona valletta, cioè non devi l'autonomia, no, sì, una valletta. Allora, ci sono gli extension plugin che permettono di estendere le API, ossia questi partono, cioè vengono caricati all'avvio di Gulp, mentre i plugin di ingestion vengono cacheati per performance, però vengono caricati nel momento che te fai l'ingestion. Gli extension plugin permettono proprio di aggiungere cose a Gulp, ad esempio noi nella roadmap abbiamo un plugin di machine learning che utilizzerà le feature di OpenSearch, Elasticsearch, quelle di Analytics per fare... sì? Ok, vabbè, abbiamo un plugin, no, mi stavano dicendo che sto andando lungo. Insomma, permettono di estendere l'API di Gulp. L'architettura, come ho detto prima, è totalmente scalabile, mettendo un load balancer davanti che viene fatto praticamente, non c'è da scrivere, cioè scrive veramente due righe di codice e poi tutta roba che fai a livello sistemistico con OpenShift, che ti permette al salire del team delle persone che utilizzano Gulp, aggiungi nodi al cluster di OpenSearch di Elastic, aggiungi serverini Gulp e diciamo scali, no, per permettere a più persone di utilizzare Gulp contemporaneamente, ingerire file contemporaneamente, fare query contemporaneamente, eccetera. Questo è quello che ho detto prima. I Sigma plugin semplicemente servono per convertire le Sigma rule in query OpenSearch con lo standard normalizzato di Gulp. È un altro tipo semplicemente di plugin, tanto è tutto spiegato nella documentazione. Questi sono i plugin che abbiamo al momento. Al momento supportiamo ovviamente Windows e VTX, che penso sia uno dei plugin necessari di base per questo tipo
di analisi e supportiamo ovviamente i log di Apache, sia gli access che l'error log, i log system di journal per Linux e abbiamo sviluppato alcuni plugin generici che sono appunto quelli che dicevamo prima, l'SQLite e il CSV, che servono per andare a creare altri plugin fondamentalmente utilizzando la base di questi plugin. Quindi supportiamo per esempio tramite CSV diversi dei tool di Zimmerman e quindi possiamo parsare ulteriormente i log degli strumenti. E poi supportiamo PCAP, Windows Registry e ovviamente MLM Box. Questo è la struttura di un mapping file, praticamente ci sono i plugin generici tipo CSV e SQLite, però ci sono quelli che ti permettono, senza scrivere un plugin, di fare ingestion di una sorgente semplicemente definendolo. Ma questa è tutta una documentazione, tanto vai. Questo l'abbiamo detto prima, le feature di collaboration, vai avanti. Anche questo abbiamo detto prima, che ti permette di fare le query sia con dei filtri nostri che noi chiamiamo gulp filter, che praticamente ti permettono di mettere dei filtri in maniera semplice, oppure ti puoi fare la query raw con il DSL di Lucene o addirittura appunto le SIG. Allora. E ora parte lui con la GUI, okay. Io me ne vado, grazie. Allora, questa è più o meno come è la GUI, se riusciamo adesso magari riusciamo anche a fare una piccola demo per illustrarvela brevemente. Vediamo che sulla sinistra abbiamo quelli che chiamiamo context, scusate la risoluzione dell'immagine, che sono semplicemente quelli che in realtà sono i computer da cui vengono prelevati i log, quindi ogni riga è un log proveniente da uno specifico computer. E insieme vengono messe tutte le timeline, ognuna di queste righette sta utilizzando il renderer di default che renderizza con una riga semplicemente tutti i singoli eventi. Questo consente di avere una visione immediata di quelli che sono per esempio alcuni pattern visivi. E adesso la vedremo comunque nella demo. Mi fanno pressioni. Il client supporta anche dei custom renderer, quindi anche il client ha un'architettura plugin che può andare a implementare, quindi si può andare a implementare un plugin custom per renderizzare uno specifico tipo di log. Questo è utile principalmente, per esempio, vediamo questo è un renderer di Apache che va a rappresentare i log in maniera leggermente diversa rispetto per esempio il default renderer, che è quello con le righette, oppure abbiamo il plot renderer per vedere magari picchi di traffico o specifici pattern particolarmente interessanti. E stiamo lavorando alla web GUI di cui faremo un piccolo sneak peek adesso. E quello che vedremo nella demo non è la GUI, non è questa, è la GUI interna che stiamo utilizzando per appunto sviluppare. Questo è un piccolo video di sneak peek di quella che appunto abbiamo open sourceato, che è quella che stiamo attualmente sviluppando per rendere, diciamo, un pochino più portatile l'installazione di Gulp. Al momento Gulp, anche nella sua versione binaria .NET, può girare tranquillamente su Linux, basta installare un wine prefix con .NET 6, ma ovviamente poi quando ci sarà la versione web... potresti utilizzare un binario che viene da Gulp. Fidatevi tutti dei binari di Valerio. Adesso se ritrovo il mouse... Ok, quindi adesso preghiamo le divinità della demo e vediamo se riusciamo quantomeno a far vedere due minuti. Assolutamente. Perfetto. Beh, intanto io farei comunque un applauso perché è davvero interessante. Allora, mentre prepara la demo... C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Così prendiamo questo spazio. Vado a rispondere Ramondino, forza, vieni qua, prenditi le tue responsabilità. Domanda, ecco, lui la vuole fare. Veloce, questo tool, vabbè, complimenti innanzitutto, quindi parliamo di on-prem, anche cloud, ibrido. Allora, sicuramente,
scusa. Allora, sicuramente on premise, cioè il cliente. Allora, innanzitutto è open, quindi noi abbiamo due licenze, abbiamo la licenza AGPL e poi una licenza commerciale per versioni customizzate, plugin particolari e cose che uno li vuole, noi li facciamo e se li paga con questa licenza. Sicuramente sarà possibile on premise. Cloud dipende dal cliente. Di questo, Ramondino, rispondi te. Portalo a Ramondino. Ma queste cose non veramente non ne so niente. Sono un povero idiota. Aspetta, vogliamo sentire che siamo un po' tutti interessati. Era una voce fuori campo. Nessuno vieta di fare il deployment dove si vuole. Chiaramente questo tipo di strumento in genere non è fatto per stare in cloud, sì, si può fare, insomma. Ok, qui vediamo intanto la schermata di selezione dell'operazione, dove ovviamente ogni operazione, l'abbiamo chiamata operazione perché incidente pare brutto, adesso lo metto a tutto schermo, e iniziamo una nuova sessione. Qui abbiamo, giusto per dare un po' di contesto, uno scenario, qui selezioniamo le varie sorgenti dei log che ci interessa utilizzare, metto a tutto schermo così si vede meglio. E appunto, giusto per dare un po' di contesto, in questo scenario d'esempio l'abbiamo fatto il più semplice possibile per cercare di rientrare nei tempi della demo, che penso staremo già sforando. E sì, ora zoom, vale. E, il contesto è un'azienda riceve una mail minatoria e sospetta che il sender di questa mail provenga dall'interno dell'azienda. Vengono fatte le acquisizioni forensi, vengono e catalogati tutti i dati e vengono caricati su Gulp. Qui abbiamo una sessione in lavoro da parte di un altro collaboratore che ha, adesso zoom un attimo, che ha già indicato alcuni punti da attenzionare. Sì, adesso zoom con la rotellina. Allora, aspettate che rifitto la timeline. Allora, zoomando in questa finestra temporale, possiamo vedere un pochino meglio il dettaglio delle cose. Ci sono un paio di note. Vediamo che la prima nota, quella in alto, è viene indicata come mail minatoria, quindi è quando è stato ricevuto il messaggio. E cliccando sulla nota potremo vedere i dettagli, ovviamente, dell'evento sulla parte destra, e dove appunto vediamo Ducklord che manda una mail minatoria a Herman Utonto, e in cui appunto minaccia di fare cose inspiegabili e di deployare tantissime papere. E detto ciò, possiamo vedere che a prima vista, seguendo appunto semplicemente la linea verticale, possiamo vedere che ci sono diverse sorgenti, tra cui la lista di dispositivi attaccati. Questo perché? Perché durante lo scenario che mi ero scordato di finire, il documento non è stato ritrovato, quindi è stato mandato il documento, ma sui vari computer non è stato trovato il documento, quindi i tecnici e gli analisti hanno raccolto anche tutti i dispositivi esterni, hanno raccolto anche tra i dati la lista dei dispositivi USB. Questo è l'output di Autopsy. E con la lista dei dispositivi attached possiamo vedere che all'interno della lista dei dispositivi attached risulta uno degli asset aziendali, e qui appunto ci sta il Silicon Motion bla bla bla, qua il Quack Drive, quindi l'oggetto sospetto. E continuando la nostra investigazione adesso, quindi per finire e identificare il colpevole, possiamo andare per esempio a vedere, visto che non sono state rinvenute informazioni utili dalla history, almeno dall'analisi che è stata svolta finora, e quindi magari l'attaccante l'ha cancellato, possiamo andare a vedere per esempio all'interno dei web data se quelle credenziali sono state salvate o utilizzate tramite per esempio autofill. Se andiamo a filtrare per quello che era il nostro attaccante, qui andiamo a creare quello che appunto Valerio prima ha chiamato gulp filter, e andiamo a creare il gulp filter, possiamo andare a selezionare il campo su cui viene applicato il filtro, ovviamente, che può essere o l'intero evento original, quindi event original rappresenta il dato così come è stato preso dai log,
oppure nei vari campi che abbiamo appunto spacchettato e parsato con i nostri plugin. In questo caso dovrebbe essere gulp.html form field value, quindi il valore che è stato trovato da WebData e che viene salvato sull'SQLite per appunto salvare queste informazioni. E quello che ci interessa è cercare qualche evento che contenga quack lord, ok? Adesso per in breve quack. Andando ad applicare il filtro possiamo vedere che vengono indicati due eventi, zoomiamo un altro pochino, e da qualche parte stanno questi eventi. Ecco qui. No, aspettate, sono ancora sulla. È questa forse qui. Aspettate che devo zoomare un altro pochino. E sarebbe questo qui l'evento. Adesso che riesco a cliccare. Ok. E qui appunto possiamo vedere che è stato identificato che l'indirizzo mail ducklord @quackverse.com è stato effettivamente utilizzato dal laboratorio 10, quindi il computer che aveva come hostname laboratorio 10, e quindi possiamo affermare con abbastanza certezza che il giro che l'attaccante ha svolto è quello di andare ad attaccare l'USB, caricare il documento per caricare il documento per la mail minatoria, mandare la mail e poi probabilmente ha cancellato la history, ma e l'abbiamo comunque beccato perché abbiamo beccato l'autofill che è stato salvato da Chrome. E stranamente non è scoppiato niente. Quindi questa è la demo, spero vi sia piaciuta. Bene. Il bello della diretta, ha fatto la... Allora, sicuramente abbiamo forse un paio tempo per un paio di domande. Intanto, ragazzi, davvero interessante. E vi volevamo ringraziare. Sì, un gadget è un po' il ringraziamento per chi ha parlato al MOCA. Ci tenevamo tantissimo a ringraziarvi per aver contribuito, perché sono sempre cose interessanti, soprattutto se aiutano ai poveri ragazzi che stanno davanti alle schermate a guardarsi log e log e log, quindi sicuramente avere una schermata unica con due click siete arrivati comunque a fare delle analisi su molteplici sorgenti, non è una cosa scontata. Io credo che il punto di forza sia che non c'è la visione tabellare classica con i log che li vedi sulla tabella, ma proprio li vedi, cioè li vedi, ci zoomi, insomma... Questo credo sia stata l'intuizione di Ramondino, che si è inventato questa visualizzazione qua, poi noi l'abbiamo, anche lui, perché quella lì l'ha fatta lui, e l'abbiamo poi messa in pratica, ecco, questa è stata l'intuizione. Allora, purtroppo una sola domanda, perché poi diciamo inizia il talk, se non eccola lì, veloce. Prego. Proprio, velocissimi, veramente 30 secondi. Fonti diverse che hanno timestamp non sincronizzati, ma perché alla fonte NTP non è andato. Capita spesso di avere delle fonti disincronizzate. Come lo gestite questo? Perché? Sì, esatto. È una feature che tra l'altro abbiamo implementato di recente, il rebase delle timeline, quindi una volta caricati i log su Gulp potete istruire Gulp per dire il primo evento di questa raccolta in realtà è 2 ore più avanti o 10 ore più avanti oppure è un anno diverso. Questo consente ovviamente di riallineare eventuali catture fatte erroneamente o senza considerare magari la time zone. E quindi sì, è possibile, non l'abbiamo fatto, però c'è l'opzioncina di rebase dell'evento. Va bene, dobbiamo chiudere. Io farei un altro applauso a questi ragazzi, davvero sono bravissimi. Se avete altre domande li trovate in giro, quindi grazie ancora.
E tutti i collegamenti sono su gulp.sh comunque. Valerino, non andare via, stai con noi. Ma sei vinta? Ma come? Ma tutti hanno detto non arriverà mai. Che sei come ozioso. Io pensavo anche, ha detto...